so there. Lord Team, Radio Antenna 1, la bella musica, naturalmente, sì. Radio Antenna 1. Allora, noi, tu sai, no, che l'Impiccione abbraccia sempre delle campagne di sensibilizzazione. È questa perché campagna. Questa è bella forte, perché è una campagna volta a combattere e limitare l'uso sproporzionato dei selfie, la selfie mania, chiamiamola così, perché ogni giorno... Io direi milioni... spropositato, anzi. Spropositato della, anche, sì. Ogni giorno milioni di telefoni cellulari vengono completamente stuprati e quindi noi vogliamo reagire, lo facciamo insieme a lui, che è un amico che abbiamo già avuto modo e il piacere di sentirlo. Lui è Gennaro Madonna. Buonasera, Gennaro. Buonasera, ragazzi. Allora, ho lasciato a te dire poi il nome di questa campagna, perché è tutto un programma e soprattutto come funziona. Sì, però ci tengo comunque a citare il mio socio Lorenzo Lambiate, che è parte attiva del progetto, quindi lo ha ideato forse anche sì. Lui è importante citare il socio in questo campo, anche perché vi dividete le colpe. Vai. Vuol dire che l'idea alla fine è partita comunque da questo fatto, che è un abuso, secondo me, di sessi, e quindi abbiamo pensato di proporre questa campagna, che alla fine è volta a sensibilizzare un po' tutti quanti, perché non, si chiama BC Selfie, diciamolo, ecco, veniamo al dunque. Sì, esatto, perché appunto l'idea sarebbe quella di proporre lo stesso concetto di selfie, però ambientato nel bagno, esatto. Perché va tanto di moda farsi queste foto allo specchio del bagno, con dietro magari il pulsantino per premere, sai, lo sciacquone. Sempre chiamato così, lo sciacquone. Quindi come possiamo combattere questo fenomeno? Molto facile, basta mettere mi piace alla pagina. Già fatto. Ah, grazie, ok. Si chiama campagna di sensibilizzazione con l'hashtag BCSelfie, ok? Esatto, sì. E poi potete mandare un messaggio a questa pagina in maniera ovviamente privata, e io ci terrò, cioè voi specificherete se farlo in maniera anonima oppure mettendo il nome. E praticamente consiste nel mettere la foto vostra di come deve essere questa foto. La foto basta che ritrae le gambe e insomma si deve vedere che siete proprio seduti sul WC con le mutande abbassate. Ma basta fare un viaggio nella pagina per capire un po' come funziona. Esatto, io vorrei però anche spezzare una, perché si parla sempre di equilibrio di genere, eccetera. Abbiamo parlato prima della toponomastica, si parla delle elezioni, no? Delle quote rosa, eccetera. Io sono andato un po' su questa pagina, ma ci e sono si è solo lamentato. Foto maschili. No, infatti, e bisogna riequilibrare, perché è per legge. Stando un po' per caratteri. No, aspetta, Gennaro, perdonami, abbiamo dei problemi a sentirti, quindi cerca di metterti in qualche posto dove magari esci dal bagno. Magari sei in bagno facendo un selfie. Liberati da questo corpo. Allora, dicevo, vogliamo che ci sia anche un po' più la presenza femminile. Ti propongo io come prima, perché sarai quindi subito individuata. Stavo dicendo prima che comunque ci sono le foto, però stavamo aspettando un seguito maggiore per pubblicarle, come una sorta di sentino per i nostri amati fan. Ecco, quindi ne vedremo delle belle. Senti, tu tra l'altro adesso, vabbè, abbiamo dato questa, tra l'altro voglio ripetere la pagina, perché bisogna cercare di aumentare, ecco, campagna di sensibilizzazione hashtag VCSelfie. Bellissimo. E questa è la pagina, andatela a trovare su Facebook e mettete mi piace. Adesso io ho sempre una curiosità dalla volta in cui ci siamo sentiti, perché dovete pensare che la persona Gennaro Madonna che ha il telefono con noi è un inventore di iniziative, parecchie di queste questo cose. L'ultima volta pensò di organizzarsi per fare un salto tutti quanti insieme e far venire il terremoto. Voglio dire, in contrapposizione a quello che disse Povia. Com'è andato quell'esperimento? L'esperimento del terremoto. Dei salti, del salto di Povia, Sì, benissimo, abbiamo ricevuto anche dei video in privato, gente che ha fatto gruppi per saltare tutti insieme, quindi comunque è un buon successo. Ecco, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha riscontrato nessun episodio. Sì, ma non in Europa, però ci sono stati dei grandi terremoti. Vabbè, meraviglioso. La gente ha avuto paura. Sì, perché saltare 6 milioni di persone è bella tosta. Va bene, Gennaro, noi seguiamo sempre con grande interesse le tue campagne, le appoggiamo, quindi quando vuoi contattaci e facci sapere le ultime novità. Ringrazio e saluto. Ma io mi sento onorato, grazie mille. Sì, ti ringrazio e ti saluto. Ciao, Gennaro. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Ciao. L'Impiccione. Ci sono stati